Benvenuti viaggiatori, sono Grizzly e questo, beh sì, è diario di viaggio in the room, in effetti. Oggi non posso muovermi da casa, per cui logisticamente girerò questa puntata qui in camera. E prima di cominciare, sì, mi dispiace Unnamed 75 o Unnamed 75. Non so bene come si legga, comunque è solo rinviata, perché comunque c'è una cosa che dobbiamo fare io e quest'orsetto qua. Per cui cominciamo, oggi sono qui per rispondere alle vostre domande. Ecco qui il mio ebook reader. Ci sono youtuber che amano usare il telefonino o il tablet, ci sono youtuber che leggono le domande sullo schermo del computer o sul teleprompter. Il mio teleprompter adesso è in lavorazione, ve lo presenterò tra poco, ma preferisco usare l'ebook, anche perché è un piccolo messaggio subliminale. Ricordatevi di leggere sempre un buon libro, è molto rilassante ed è molto piacevole. Velocemente rispondo agli amici Stercomo ed Efremstub. Stercomo mi chiede: quando ricomincia la seconda stagione di Vita da Tecnico? Virtualmente credo che tu mi voglia chiedere della terza stagione, la seconda stagione è già uscita ed è parcheggiata sul canale. Ci stiamo lavorando, il mio tempo purtroppo è pochissimo, quindi ho scritto tutte le puntate della terza stagione, stiamo per cominciare a effettuare le riprese, le stiamo programmando in maniera tale da poter fare tutte le riprese di più puntate contemporaneamente, poi dovrò fare il montaggio. Piano piano ci arriveremo, purtroppo ormai per il 2017 non ce la facciamo più, ma prometto che nel 2018 arriverà la terza stagione di Vita da Tecnico. E sul fatto che mi chiede se usciranno in DVD, non lo so, ci sto pensando, potrebbe essere un'idea interessante. Inoltre Efremstub, che tra l'altro è bravissimo, è un canale molto interessante, ve lo lascio linkato sul doobly-doo e sulla scheda, se non lo conoscete andate, dategli un'occhiata, è veramente un vlogger molto molto bravo, che mi chiede: che ne pensi del Black Friday o del Cyber Monday? Non ti rispondo qui, perché ti risponderò con un video dedicato proprio a queste tipologie di situazioni che concernono la vendita online, quindi preferisco dare una risposta un pochino più complessa. Il canale di Ale vorrebbe essere salutato. Ciao canale di Ale, scherzi a parte, ciao Ale, come stai? Allora, tra vino e birra cosa preferisci? Beh, non ho una preferenza molto specifica. Diciamo che tra i due c'è un leggero punto a favore verso la birra rispetto che al vino. Però quello che conta è bere con moderazione, soprattutto bere in compagnia degli amici con moderazione. Magari durante una pizzata con gli amici, una birra in compagnia ci può stare benissimo. Pizza con l'ananas, l'hai mai assaggiata? No. Potrei fare come Gordon Ramsay e assaggiarla per beneficenza, magari, e probabilmente avrei la stessa reazione di Gordon Ramsay, e quindi concluderei l'assaggio della pizza con circa mezza bottiglia di Listerine. Devo dire che ho assaggiato ogni genere di pizza, ma la hawaiana. No, l'unica cosa hawaiana che abbia mai utilizzato sono le camicie hawaiane, ne ho un paio. Finisci il video abbracciando un orso di peluche che tirerai fuori dal frigorifero. Fa freddo. Allora, lui è così. Non si può mettere in frigo, non è il caso di metterlo in frigo. Si riscalda un paio di minuti nel forno a microonde e rimane caldo, molto caldo, non eccessivamente, per circa 3-4 ore. Quindi no, preferisco gli orsetti caldi a quelli freddi. C'è troppo freddo per farlo, quindi magari ne riparliamo in estate quando saranno anche molti gli orsetti disposti a farsi mettere nel frigorifero. Adesso non c'è nessuno, temo. Filippo Campolmi mi chiede: quanti chilometri hai percorso vloggando? È una domanda che prevede almeno due risposte. Innanzitutto, io non giro i vlog in auto perché salgo in auto e giro i vlog. Credo che nelle 200 puntate circa di Diario di Viaggio on the road, solo forse una decina di volte, forse anche meno, tipo 8-9 volte, sono salito in macchina con l'intenzione solo di girare il video, cioè ho fatto un giro in macchina solo per girare il video per il canale. Generalmente io giro il vlog la mattina, subito dopo colazione, mentre vado in ufficio o mentre vado da un cliente o mentre torno da un cliente verso l'ufficio. Di solito, più che altro, rubo del tempo al mio lavoro, il tempo di spostamento da un cliente all'altro,
registrando il video. Nell'ultimo periodo diverse volte mi è capitato di girare il vlog, soprattutto subito dopo colazione, mentre ritorno in ufficio. È un percorso che faccio, il giro è di circa 6 km, 6,5 km, il che significa che volendo contare questi 6,5 km per circa 200 vlog sarebbero 1300 km. Ci sono stati giri differenti, ci sono state volte che sono stato da un cliente fuori Siracusa, ci sono state volte che sono stato da un cliente a Siracusa, ci sono state volte che ho fatto giri differenti, quindi sicuramente ho macinato un migliaio di chilometri vloggando, ma che non è un migliaio di chilometri solo facendo il vlog. Solo facendo il vlog saremo intorno appunto ai 5-6 km per 8-9 video, quindi una quarantina di chilometri, una cinquantina di chilometri. Tutti gli altri sono chilometri fatti andando da un cliente all'altro, rubando tempo al mio lavoro. All'inizio proprio andavo da un cliente a un altro, poi da un altro a un altro, e nelle pause giravo il vlog. Era un lavoro massacrante. Adesso ho trovato questa cosa di girare il vlog tutto assieme la mattina, subito dopo colazione. Se ho un appuntamento, magari cerco di fare in modo di farlo arrivare dopo le 9:30, così ho il tempo di girare il video, oppure di farlo molto presto, così subito dopo l'appuntamento, mentre rientro in ufficio, giro il video. Se dovessi contare tutti i chilometri percorsi registrando video, comunque sicuramente è più di un migliaio. TrueColors, che saluto, avevamo fatto una collaborazione assieme. Mi chiede: ti avevo chiesto quanto bene mi volessi. Ti voglio un gran bene, sei una persona che stimo tantissimo. Anche se mi riservo di volere forse un pochino di bene in più al tuo cane, ma sto scherzando. Un saluto, TrueColors, e una grattatina al mento del cane. Cosa risponderesti a un povero babbano il quale osasse dire che Harry Potter è un libro per bambini? Non puoi cruciarlo perché non sei Hogwarts. Eh no, si vede che non mi conosci, mio caro TrueColors. Innanzitutto, io non sono una persona violenta, nonostante il nome Grizzly ce ne vuole tantissimo per tirarmi fuori dai gangheri, e sicuramente non è sufficiente dirmi che Harry Potter è un libro per bambini per farmi tirar fuori qualcosa come una maledizione senza perdono, che è una cosa che non si usa mai. Io sono una persona estremamente tollerante ed estremamente aperta alla discussione, al dibattito, quindi se qualcuno ritiene che, per esempio, Harry Potter sia un libro per bambini, non vedo niente di male nella sua idea, non sono d'accordo alla sua idea. Per me Harry Potter è una bella serie di romanzi in cui possono trovare qualcosa di interessante i bambini, come possono trovare qualcosa di interessante gli adulti. Ma ciò non toglie che, se qualcuno pensa una cosa del genere, non vedo nessun motivo per dover utilizzare la violenza su di lui. È importantissimo, secondo me, invece, riuscire ad apprezzare le differenze che ci rendono tutti quanti diversi, eppure cercare di andare d'accordo anche con le persone che hanno idee diverse dalle nostre. Secondo me questa è la base del funzionamento della società, di quello che dovrebbe essere il funzionamento della società, e al giorno d'oggi questa è una cosa molto dimenticata. Quindi ti invito a pensarci che se qualcuno pensa che Harry Potter è un libro per bambini, beh, in fondo è lui che sta commettendo un errore. Più che picchiarlo, forse bisognerebbe compatirlo ed essergli ancora più vicini, non credi? Anche tu? Marco Campisi mi chiede: hai mai pensato di fare un fine settimana in una qualsiasi location, o magari un mini viaggio con i tuoi iscritti? Se mai lo farai, sono lieto di partecipare. Ci ho pensato, mi piacerebbe tantissimo, il problema è che vivo a Siracusa, che è un posto maledettamente lontano da qualsiasi cosa. Questa cosa mi piacerebbe tantissimo organizzarla, ma richiede una certa pianificazione, quindi sicuramente un giorno magari lo faremo, ma non sarà un giorno molto vicino, perché bisogna attirare gente da un po' tutta Italia, e non per tutti è facile fare un viaggio molto lungo per fare una passeggiata. Il Lascito di Uomo d'altri tempi mi chiede: prenderesti in considerazione l'idea di realizzare una rubrica sul canale nella quale leggi a voce alta alcuni brani tratti dalle tue opere letterarie preferite? Sì, lo prenderei in considerazione, ma così come succede con Diario di Viaggio on the Road, e così come succede con Vita da Tecnico, e così come sta succedendo già adesso con la rubrica MusiTube, che ho scritto ma non ho nemmeno cominciato a girare per mancanza cronica di tempo, il mio lavoro non è lo youtuber, il mio lavoro è il tecnico informatico, ed è un lavoro che mi porta via praticamente un sacco di tempo, quindi quel poco tempo che riesco a ritagliare nel corso della giornata lavorativa già è tanto se riesco a dedicarlo a Diario di Viaggio on the Road. Piano piano sto cercando di fare Vita da Tecnico, piano piano sto cercando di fare MusiTube, e mi piacerebbe poter intraprendere altri percorsi, ma per ora, come ripeto, quello che mi manca è il tempo, quindi ogni tanto riesco a tirare fuori qualcosa di diverso, ma
Cercherò di lavorarci perché l'idea comunque mi piacerebbe tantissimo, questo lo ammetto. Filippo Iali, che ha fatto il compleanno il 24 novembre, ma lo festeggia quando esce questo video domenica 26 novembre, mi dice: "Fammi gli auguri". Auguri, buon compleanno Filippo! Poi mi fa una serie di domande lunghissime, quindi veniamo di analizzarle e rispondere velocemente. Di che squadra sei? Beh, squadra logistico, cucina, telecomunicazioni. No, sto scherzando, questa è la squadra di protezione civile. Ovviamente so che tu ti riferisci alla mia passione calcistica. Risposta veloce: ho tifato per il Pallamano Siracusa quando lavoravo in televisione, adesso ho smesso perché non seguo più molto lo sport. Però ti risponderò più specificatamente con un video, se non una serie di video che ho intenzione di dedicare proprio alle attività sportive maggiori e minori, al tifo sportivo, eccetera, eccetera. Quindi adesso velocemente non seguo molto il calcio, non seguo molto le attività sportive. Questa è la risposta breve. Risposta lunga: ci sarà un video o più di un video in cui parleremo di questo argomento. Sei sposato? No. Hai figli? No, che io sappia, finora ho sempre usato il preservativo. Hai qualche perversione? No. Niente di particolare, direi. Ti sei mai sentito da solo e qual è il periodo più brutto della tua vita? Sono due domande molto importanti sulle quali ho intenzione in futuro di dedicare un video, però ho intenzione di lavorarci molto perché sono due domande molto importanti a cui penso che sia importante dare una risposta che non sia una risposta semplice o una risposta molto breve. E infine Alex mi chiede: qual è la cosa più imbarazzante che ti è capitata al lavoro? Quando lavoravo nel negozio di informatica, di sicuro aver completato il computer di un cliente e poi il computer, una volta completato, ho contattato il cliente per venirlo a prendere e questo computer è rimasto in ufficio per diversi mesi. Io mi chiedevo che cosa fosse successo e poi invece è venuto fuori che questo signore, dopo che l'ho contattato per ritirare il computer, l'hanno portato in carcere ed è rimasto in carcere alcuni mesi. Succede anche questo. Bene ragazzi, sono Grizzly, come sempre vi ringrazio per essere arrivati in fondo a questo vlog, vi ringrazio per le domande che mi avete fatto, se avete altre domande, altre curiosità, potete farmele tranquillamente nei commenti qua sotto, cercherò di rispondere nel prossimo video FAQ, se possibile cercherò di fare il prossimo video FAQ di nuovo in auto, magari leggendo le domande e intercalando con la guida come ho fatto nella volta scorsa. Se sono riuscito a rispondere alle vostre domande, se sono riuscito ad attirare la vostra attenzione, vi ricordo di fare pollice in alto e di condividere questo vlog con i vostri amici, anche su WhatsApp o Telegram. A proposito di Telegram, vi ricordo di seguire il mio canale Telegram, lo trovate linkato sul doobly-doo e sulla scheda. In questo modo riuscirete anche a ricevere una notifica ogni volta che pubblico un nuovo video. Tra l'altro non dimenticate di seguirmi sui miei social, soprattutto su Twitter, è il sito su cui interagisco più di ogni altra cosa. Quando sono in servizio di protezione civile, se ci sono situazioni particolari, attivo anche delle dirette su Twitter, oppure nel corso della giornata, se voglio raccontarvi qualcosa, posso interagire su Twitter, interagisco tantissimo, mi piace veramente tanto. Seguite anche la mia pagina Facebook, quella in cui pubblico ogni tanto delle piccole novità o delle piccole curiosità dei dietro le quinte sui video che sto girando. E detto questo, ragazzi, come sempre, grazie, ciao a tutti e ci vediamo al prossimo video!